Allora, ragazzi, ciao a tutti, siamo già tantissimi. Io sono Elisabetta e sono live oggi da scuola, da Firenze. Ora che siamo tutti a casa, è la prima volta oggi che vengo a scuola per questo live. E in questo momento di lockdown, in cui siamo tutti un po' più soli, Eros ci ha fatto questo super regalo e potremo stare tutti insieme da tutte le parti del mondo, saremo tutti connessi. E davvero Eros ci ha fatto un super regalo. Se siete tutti pronti, io aggiungo Eros. Eccolo! Buonasera a tutti. Ok. I ragazzi saranno scatenati, vedo già i commenti che fioccano. Allora, Eros, abbiamo ricevuto milioni e milioni e milioni di domande, ma per stare nei tempi abbiamo un po' selezionato. Ho selezionato io, ti fidi? Milioni? Voilà. Ti fidi se le ho selezionate io le domande? Sì. Certo. Ok, ascolta, allora. Ok, Mi arrivi un po' in ritardo. Mi arrivi un po' in ritardo. cerco di Tipo. lasciare qualche pausa e parlare più piano. Vuoi. Ok? Ok, vai. Proviamo, inizio. Se c'è qualche Vai. problema, poi che non mi senti bene, eccetera, mi stoppi. Ok. Ok, allora Eros, vai, partiamo da argomento must, pane quotidiano del momento, la quarantena. Come la stai vivendo? Come va? Ah, sono un essere umano, la vivo come tutti. Adesso qui in Italia la situazione è un po' migliorata, mentre dall'altra parte del mondo, in certi paesi, sta scoppiando adesso. È un problema, come ho sempre detto, molto difficile da risolvere. E la cosa più facile sarebbe proprio stare alle regole, no? Io per esempio mi sono chiuso in campagna, ho la fortuna di avere una casa in campagna, per cui sto qui molto, molto spesso. Ho fatto solo un mezzogiorno a Milano per registrare una cosa, ma di solito cerco di rimanere qua. Il problema è veramente grave perché sono già 3 mesi che sono tutti fermi, molta gente non lavora, molta gente è proprio alla fame, per cui non è una passeggiata, ecco, questo dico. E comunque in questo momento difficile per tutti, che comunque ci unisce davvero in tutte le parti del mondo, sei riuscito in questo momento difficile a trovare degli spunti positivi anche nella tua vita, non lo so, sia personale sia professionale? Ah, sì, professionale soprattutto. Ho avuto la fortuna di chiudere il tour il 10 di marzo, girando, diciamo, tutto il Sud America, l'America, il Canada, eccetera. Però adesso il problema non è tanto quello, almeno per me, è quello di trovare una soluzione a questo virus, a questo male che ha veramente unito le masse. Ci doveva essere un virus per unirle, ecco, questo è un po' il paradosso, e che però ha dato veramente una botta forte a noi esseri umani, per far capire che comunque dobbiamo tenere alla natura, dobbiamo tenere al nostro pianeta, uno solo. Per cui se andavamo avanti come facevamo 3 mesi fa era un problema. Forse anche questo è un po' la risposta della natura, no? Oltre all'uomo che ha, secondo me, creato questo problema.
Assolutamente, sono super d'accordo con te. E come passi le giornate in Ma io casa? suono, suono, ho uno studiolo in casa, suono, sto con i miei figli. Adesso purtroppo ho avuto un incidente che sono caduto con la bici. Ho fatto un giro qui, ho frenato e sono caduto. E perciò non posso muovere troppo il braccio così, però sto con i miei figli, che sono è la cosa più importante. È la cosa più importante è stare con loro, giocare, farli crescere. Il tempo, sai, quando noi facciamo questo lavoro, di tempo per loro alla fine ce n'è un Certo. po', non ce n'è tantissimo. In questo caso ce n'è Sì. molto di più del previsto e me lo godo tutto. Assolutamente. E questa, diciamo, assolutamente una delle cose positive poi che si diceva in questo periodo di difficoltà e bene, sono contenta. Ok. E, ascolta, andando più sul soft, ieri era l'anniversario della pubblicazione del tuo album Dove c'è vita, che è uscito nel 96. Dove c'è Abbiamo, musica? dove c'è, ho detto dove c'è vita, ecco, No, sto dormendo, perché? ho fatto un Perché? mix. Brava. Un lapsus freudiano. L'apsus freudiano. E come l'hai passata ieri? Ci hai pensato ovviamente, come l'hai passata con questo ricordo? Ma sai, i ricordi sono tanti di tanti dischi fatti negli anni belli della musica, dove veramente c'era la voglia di costruire una canzone, di scrivere un testo che arrivasse al cuore della gente. Cioè, erano anni veramente belli. Adesso c'è un po' più di casino, generale, per cui è un po' più difficile, ma il mio istinto è sempre quello di fare belle canzoni, e questo sarà sempre il mio presente e il mio futuro. Bene, 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 bene. Ok, allora Ti noi sei appunto siamo. truccata? Ti sei Hai truccata? visto? Sono in rosso oggi, con la primavera mi vanno i colori. Solo a te, solo a te, solo a te. Ok, ascolta Eros, appunto noi siamo una scuola di italiano. Ecco, spiegalo perché magari chi si collega non conosce. No. Era per entrare, non mi metto in difficoltà, era per entrare nell'argomento perché volevo sapere com'è, cioè come ti ricordi l'Eros a scuola, quando eri ragazzo, Eros studente com'era? Ma guarda, io ho sempre avuto una passione per la musica e la scuola era importante. Ero comunque molto, come si può dire, molto vivace. Ecco, questa è la Vivace, parola. diciamo vivace. Ero chiuso ma molto vivace. Amavo più fare musica, suonare chitarra. Passavo molto tempo con la chitarra in mano. E la vita, e la mia scuola è stata la vita, questa vita che ho passato girando il mondo, avendo esperienze in tutte le parti, diciamo, dove sono stato a promozionare i miei dischi, a fare i miei concerti. Forse pensavo che la scuola migliore fosse quella, ma in effetti, soprattutto per i giovani di oggi, la scuola è fondamentale, va fatta e va fatta nel migliore dei modi, ecco. Poi non è che uno deve prendere 10 in tutto, ecco. Non ho il coronavirus. Infatti, A uno tossisce subito. il panico si scatena il panico. Eccola, è una bella storia questa qua. Ascolta, avevi una materia che in particolare ti piaceva a scuola? Oltre alla scuola vita, la scuola canonica, c'era una materia in particolare che ti piaceva? Mi piaceva l'italiano, facevo dei temi molto particolari, che però erano sempre giudicati troppo liberi, no? E il voto era sempre molto basso. E poi, guarda, nelle medie ho amato un professore di musica che
che ci faceva purtroppo solo una lezione a settimana, e io portavo il mio giradischi da casa, facevo 2 chilometri a piedi con questo giradischi pesantissimo. Lui portava i dischi e ci faceva sentire le opere, Puccini, e io rimanevo incantato, veramente incantato. Era, non lo so, una goduria pazzesca. E questa è una delle cose che mi ricordo di più. Bellissimo. Oltre alle note che mi mettevano, perché Perché eri ero un vivace. po' indisciplinato, sì. Beh, da giovani si è così, no? È giusto anche essere così. Ogni cosa a suo tempo, no? Nei limiti, eh? Cioè, non è Nei che. limiti, ovvio. Certo. Tu non E hai per tutti. dormito ieri notte, c'hai un po' di occhiaia. Grazie, chiaramente l'ho sottolineato perché mi sembra giusto. No, ho dormito molto bene, ti dirò. Come ti ho detto, mi sono guardata un film e poi guarda, un pollo allo spiedo, ho dormito benissimo. Ti sei spalmata sul letto. Esattamente, sul divano precisamente, il Ma letto del. come mai? Ah, eccomi. Ah, sono qua, guarda qua. No, stavo cercando i commenti, le cose. Non scrive più nessuno. No, penso che stiano scrivendo. Io li vedo sopra la tua faccia, precisamente, Eros, per cui S sono un po'. siamo, siamo rimasti soli. No, ci sono, via, ci sono. Ascolta, vediamo, ti faccio un'altra domandina, Eros. Ma tu parli delle lingue straniere? Oltre all'italiano, conosci altre Yo hablo un lingue? poquito español porque me gusta, porque es muy parecido al italiano, Pues muy bien. pero no lo hablo como Laura Pausini, che è perfetta, como Tiziano Ferro, che è perfetto. Para mí es muy importante la lengua italiana, y por eso tal vez o siempre ho un traduttore ovunque vado. Guarda, da insegnante io ti promuovo per quelle frasi che hai detto in spagnolo, promosso. Inglese, I speak a little bit English, but is not a language, my language for the moment. Però sai, lo spagnolo è una lingua che ormai è la seconda lingua dopo l'inglese, anzi forse la prima, perché ci sono tanti ispanici nel mondo, no? Assolutamente, come numero di persone nel mondo, sicuramente sì. Nel mio caso, la musica, diciamo, è quella che è arrivata al cuore della gente, perché tanti non capiscono le parole, no? Soprattutto in Europa, nel nord Europa, la Germania, non so, il nord dell'Europa, dove comunque faccio concerti, non capiscono la mia lingua, capisci? Per cui arriva la musica, arriva quello che poi mi arrivava a me dagli americani, dagli inglesi, pur non capendo bene le parole, mi arrivava quel mondo, mi arrivava quel senso. Della musica, della melodia, capisci? Questo secondo me è la cosa più importante, e la musica fa questo, perché poi la musica, per esempio, suonata non è che ha parole, è solo musica. Se ti arriva è perché ha una forza, no? Sono Sei d'accordo. d'accordo? Bene. Sono d'accordo perché anche io sono una fissata con la musica e devo dire che la musica sarà il terzo tatuaggio che mi farò, qualcosa inerente alla musica, perché sicuramente ti salva in tantissime situazioni. E musica tutta la vita, per cui non mi trovi d'accordo. Sì. Beh, sì, assolutamente sì, fondamentale. Perciò quando vai a fare tour hai sempre una persona con te, un interprete, eccetera, che ti aiuta? No, quando faccio il turno non mi serve. Quelle 4-5 parole le sparo, che a me non piace tanto parlare sul palco. Io do l'anima, per cui non sto lì a fare le romanze. Canto, canto, Facciamo suono. i fatti. Esatto.
Ok, e se dovesse, allora, noi spesso ovviamente utilizziamo le canzoni anche per insegnare, ovviamente utilizziamo anche le tue, e è un modo comunque molto, molto utile per memorizzare parole, fonetica, quant'altro, e impari senza rendertene conto e divertendoti. Se dovessi studiare, metterti a farti un po' un refresh e studiare inglese. Immagino che anche tu ascolti della musica e anche musica internazionale. Se dovessi scegliere i testi di un cantante per studiare un po', ripassare un po' inglese, quale cantante sceglieresti? Beh, Bob Dylan, che è un poeta, Assolutamente. Genesis, ma ce n'è un miliardo che possono darti stimoli a imparare questa lingua. Però io probabilmente sono di un'annata dove l'inglese no, non è entrato tanto negli anni 60, almeno a Roma dove vivo io, non tanto. Però adesso mia figlia, per esempio, parla perfettamente inglese, per cui si fa capire ovunque va. Io mi faccio capire con la musica. E quello è l'importante, vai, bene. Ascolta, dato che siamo a Firenze, so che hai diversi amici a Firenze e sei venuto l'ultima volta nel 2019 al Nelson Mandela, corretto, l'ultima Sono volta? venuto a suonare a Nelson, sì, suoniamo sempre lì, i concerti li facciamo sempre lì. Ok, che ricordo ti porti del Nelson Mandela, Ma dicendo io del 2019? i ricordi per me sono ovunque vado, da Eboli a Milano, a Firenze, a Roma, a Mexico City, Colombia, ovunque vado, sai, quando sai che quella gente viene per te, paga un biglietto per te, non è che fa tanta differenza tra un paese e l'altro, capisci? Per cui i ricordi sono sempre molto vivi ovunque. Poi ci sono delle serate dove non stai proprio bene fisicamente, ma devi Ovvio. comunque portare avanti, diciamo, tra virgolette, il lavoro, perché per me è una passione. Ci sono delle serie dove sei un po' più, Ovviamente. diciamo, giù di fisico, e delle volte dove stai meglio. Poi anche i viaggi, tutto questo qua, tutto questo la gente magari non lo mette in conto, ma è comunque faticoso. Certo. Però ogni volta do il massimo, questo te lo può confermare la gente che viene a vedere i miei concerti. Te lo confermo anch'io la prossima volta che vieni a Firenze, allora, va bene? Speriamo di farli, perché Dai, sì, siamo positivi. lo spero anche per tutti gli altri miei colleghi che quest'anno Certo. hanno avuto una bella botta. Ma ce la faremo e siamo super positivi. Tu adesso avresti dovuto essere in tour mondiale, corretto? No, no, io ho finito. Ah, l'hai concluso, per cui non dovevi essere in tour adesso. Sì, ho finito il 10 marzo. Ok, scusa, l'hai detto prima. No, Hai dormito bene, però. dovevo così, un altro freestyle. Ascolta, e quando ti prepari per un tour mondiale, allora in generale, quanto ti dura in generale un tour mondiale? 1 anno e mezzo. Perché comunque hai delle pause, c'hai dei blocchi, poi delle pause, poi riparti, poi delle pause. Non è che fai 95 date in 2 mesi, o 100, quasi 100 date. Poi magari tra una data e l'altra c'è una roba da fare, promozione, cioè comunque è un lavoro molto lungo, sia scrivere un disco, registrarlo, promuoverlo, il tour. Un lavoro bellissimo, difficile, pesante, anche se di lavori pesanti ce ne sono ben altri,
però nel nostro caso è comunque un lavoro che ti porta via tanta energia. Certo. Oddio, Ma quindi tutto quello. la gente te la ridà questa energia, capito? Sì, assolutamente. Immagino quanto te ne ridia poi. Sto guardando i messaggi, sono sempre gli stessi. Si è bloccata? Ti sei bloccata? Si è Guarda, bloccata. io leggo solo sei meraviglioso, bla bla bla, tutti super, un sacco di complimenti per te, via. Ti dicono pure che sei perfetto. Perfetto. Hai capito? Hai capito? Quest'anno sono 57. E tu li porti bene, Eros. Eh? A parte le cadute in bici. Vabbè, Dio, succede. Vuol dire che sei sportivo, sei sempre super giovane dentro. ma beh, il resto funziona un po' meno. Dai, che tu... ascolta sempre riguardo al tour. Se ne rifarai altri, ci sono già dei paesi che sai che potresti toccare in particolar modo? In un ipotetico tour futuro mondiale. Se ti dicessi che potrei fare 365 date l'anno, poi mi prendi per presuntuoso. No, Eros, ti credo. No, 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 veramente, amore. ci sono tantissime richieste, ci sono tantissime richieste. Ecco, questo momento qui, in questo momento qua si è fermato un po' tutto per tutti. Per cui finché non c'è una situazione chiara di quello che sta succedendo, di come superare questo momento. Adesso io non posso dirti come, dove e dove andrò. Ovviamente. Sicuramente scriverò più canzoni del passato perché avrò più tempo per lavorare e fare questo. Ok. E quando hai fatto questo tour che è finito a marzo, in generale come ti prepari al tour mondiale? Ma intanto devo dimagrire. Vabbè, sei andato in bicicletta. No, adesso no, ma prima di partire bisogna prepararsi. Io penso che sia veramente un qualcosa di così particolare che non lo allontanerei tanto dallo sport fatto professionistico, tipo il calciatore, regista oppure uno sport in generale. Il fare un tour è uno sport e se non sei in forma è un disastro. È un disastro perché tra i viaggi, gli spostamenti, le prove, tutto quanto, arrivi la serata, se non sei in forma, la gente ti tira i pomodori, capisci? E allora lo vedo molto vicino a un allenamento di un calciatore, certo, non come Ronaldo che si allena 10 ore al giorno, però siamo lì, perché se Ronaldo lo mettiamo poi sul palco, non so quante canzoni canta. Grazie Magari è pure per questo stonato. paragone, questo rendeva l'idea. No, no, è forte Ronaldo. Comunque è un lavoro e bisogna essere sempre, sempre molto allenati, ecco. Poi sai, cantare mentre ti muovi, essere intonato, 2 ore e un quarto, 2 ore e 20, non è una passeggiata, capisci? No, Cioè infatti la quando io gente. vado ai concerti e dopo canto e mi scateno sulla prima canzone non ho più il fiato e dico, ma questo come fa a farsi 3 ore di concerto? Ma quelli che sono lì e fanno i pienoni perché sono nati per quello. Bene, mi sembra un'ottima frase. E quelli che invece non ce la fanno rimangono indietro, naturalmente. Ok, e Sai cos'è? hai. Sai che molti dicono: ah, Ramazzotti, cioè, è famoso. Provaci tu, capisci? Non è così facile.
Ah, una canzoncina, che ci vuole? No, è difficile. È Certo. molto più difficile il pop che tutta la musica che gira adesso, che tutto, anche il jazz, che è una musica molto difficile. Il jazz è improvvisazione alla fine, no? Sono degli standard con un'improvvisazione. Se uno studia 20 ore al giorno, diventa bravissimo. Ma fare una canzone pop di 4 minuti che arriva al cuore della gente, quello è un altro paio di maniche, come si dice a Roma. Anche nel nord lo diciamo, lo dico anch'io, sono Bergamo, per cui vai. Io c'ho proprio i bergamaschi, eh? Sono Cosa scusa era se? i bergamaschi mi inseguono. Hai visto, ti accerchiamo. Sì. Io sono qua vicino, per cui sono proprio nel centro della zona rossa dove ci sono stati tanti, tanti decessi. È molto triste questa cosa qua, però dobbiamo andare avanti. Sì, infatti mi sentirei di mandare un super abbraccio alla mia Lombardia, sicuramente. Sì, alla Assolutamente. mia Lombardia, quello sicuramente, sì. E vai, Eros, per chiudere, cosa ti chiederei, ti sentiresti dire a tutte le persone che ci stanno seguendo e che alcuni di loro studiano italiano e vorrebbero venire in Italia? Persone che amano e sono appassionate dell'Italia, ma che al momento non possono venire nel nostro paese, cosa ti sentiresti di dirgli? Mi sento di dirgli che l'Italia è uno dei paesi più belli al mondo. Purtroppo tutto è successo, è partito da qui, tutti ci denigravano e poi alla fine hanno fatto quello che abbiamo fatto noi. Per cui l'Italia è un paese bellissimo, è un paese bellissimo da nord a sud, al centro. Ovunque vai, è un paese bellissimo dove si mangia bene, dove la gente è aperta. Mi sento di dire che nell'arco degli anni non è stato gestito così bene. Adesso io non sono né di destra né di sinistra né di centro né niente. Sono per, come dico sempre, per il popolo, per la gente. Tanta gente in Italia è positiva. Nel senso buono, nel senso che ha voglia di lavorare, ha voglia di fare, ha voglia di migliorarsi. E l'Italia è un paese, io penso, uno dei più belli al mondo perché ha tutto. Cosa gli manca all'Italia? La gestione va molto migliorata, per cui dipende anche un po' dalla gente. E rimaniamo Però. positivi, possiamo Però migliorare. ai ragazzi gli dico venite perché è un paese tutto da scoprire. Ma non solo i posti, quelli diciamo più famosi, Positano, Taormina, Assolutamente. ma Anzi. ci sono dei posti da scoprire che sono bellissimi, proprio. Poi la guardi dall'alto, l'Italia è veramente una cosa favolosa. Per Sono d'accordo, sono cui d'accordo. venite in Italia. Vai, Eros. Io non so come ringraziarti. Grazie mille, 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 mille per essere Mille, stato con mille, mille. noi. Mille, mille, per averci fatto questo super regalo, davvero. E per continuare anche a diffondere comunque la cultura e la lingua italiana anche attraverso le tue canzoni. Grazie mille, Guarda, infinite. la cosa importante è che ritorniamo tutti a fare una vita non come prima, ma meglio di prima. E Sono d'accordo. abbracciarci, baciarci, stare insieme. Questo è l'augurio che faccio a tutti. Sì.
E allora, prima di salutarti, allora ringrazio un sacco anche tutti i ragazzi che ci stanno seguendo live da tutto il mondo e un grande super, davvero ancora grazie, Eros, da parte anche di tutta la scuola Europass, da tutti i miei colleghi, grazie, grazie ai fan club e che ci hanno scritto, quant'altro, a tutti da tutte le parti del mondo e E poi super ne grazie. faremo un'altra tutti insieme. Eccola, eccola, E perfetto. se Europass a Firenze vi vengo a trovare. Ti Eh? Com'è aspettiamo, questa? bello, ti aspettiamo, eh. Un bacio! Un bacio, Eros, grazie Ciao mille. ragazzi. Ciao, Eros, Ciao. ciao.